belle donne, benvenute su Women Chic. Oggi sono qui per parlarvi un po' dei dispositivi che possiedo e che utilizzo per la cura e il mantenimento, diciamo così, del contorno occhi. È una delle parti più delicate perché contiene uno strato di pelle più sottile e quindi è quello dove ci sono diverse problematiche, quali occhiaie, borse, prime rughette, linee di espressione. E quindi ecco, è una delle prime parti, secondo me, del nostro viso e della nostra pelle di cui dobbiamo prenderci cura. Allora, esistono in commercio diversi dispositivi con diverse funzioni, chiaramente oltre a tutto il trattamento, crema, sieri, ma insomma di quelli ve ne ho parlato spesso nei miei video. Oggi ecco, mi voglio concentrare sui dispositivi elettronici perché ce ne sono anche di manuali e farvi sapere come mi sto trovando e soprattutto come mi sono trovata con alcuni perché li utilizzo da tempo. Allora, partirei con quello che utilizzo da più tempo di tutti, penso ormai un paio d'anni. Vi ho detto quando l'avevo acquistato, e sto parlando del Foreo Iris, vi lascio comunque qui il video dove vi ho descritto le sue caratteristiche. Questo dispositivo della Foreo, che è in silicone, il solito silicone ipoallergenico lavabile, serve per simulare il massaggio linfato asiatico, cioè in poche parole quel massaggio che noi utilizziamo per far assorbire la crema, cioè quello picchiettato. Questo ha due modalità. Se potete notare che qui c'è un tastino, si clicca, poi potete aumentare o diminuire l'intensità, diciamo così, delle picchiettature. Allora, con la prima modalità voi avete la simulazione appunto della picchiettatura manuale che voi fate solitamente per far assorbire la vostra crema. Per quanto riguarda invece la seconda modalità, anche questa ha questa picchiettatura, però modalità spa, perché è un po' quella un po' più professionale che fanno i massaggiatori nelle spa. Allora, vedete, vi faccio vedere, vedete, vibra in questo modo. Questa è la modalità 1. Ricliccando una volta avete questa, vedete, questa qui è più veloce e meno intensa, mentre la modalità 1 è meno veloce e un pochettino più intensa, a seconda insomma di quello che preferite. E diciamo che questo dispositivo, grazie alle pulsazioni Trisonic, che è una tecnologia che trovate in quasi tutti i dispositivi Foreo, serve a favorire la circolazione sanguigna. Questo fa sì che se avete un occhio stanco, quindi segnato da occhiaie, riusciate a schiarire l'occhiaia, quindi a rendere il vostro occhio più riposato. Poi soprattutto serve anche per la ritenzione idrica, quando siamo più stanchi abbiamo questi occhi gonfi, soprattutto quando ci svegliamo la mattina, e poi dovrebbe servire anche per rallentare il processo della formazione delle rughe. Allora, io vi faccio vedere qui nella prima lo utilizzo io. Allora, sul manuale di istruzioni, quindi spiega di utilizzarlo, ecco, andando in su e in giù, si tiene 30 secondi su un occhio e 30 secondi sull'altro, comunque al ritmo il dispositivo insomma vi segnala quando passa i 30 secondi o quando passa il minuto. Ho visto qualcuno che lo mette proprio sulla forma d'occhio, quindi così, e devo dire la verità che a me usarlo in questo modo mi piace molto, perché soprattutto quando gli occhi un po' più gonfi mi massaggia anche l'arcata sopraccigliare. Allora, cosa dire di questo dispositivo che uso da anni? Ho avuto dei risultati. Allora, dal punto di vista delle occhiaie, chi mi conosce sa che non ce l'ho particolarmente segnate. Dal punto di vista rughe e lineette, io non posso dirvi se è stato lui a ritardarle o meno. Sicuramente non ho notato, usando questo dispositivo, dei miglioramenti da quel punto di vista, però posso dirvi che quando ho gli occhi un po' stanchi, gonfi, un po' di ritenzione, questo mi aiuta tantissimo a sgonfiarlo, cioè si vede benissimo l'occhio più sgonfio dopo il suo utilizzo. Quindi chi soffre di borse, io ve lo consiglio fondamentalmente per quello, e poi soprattutto perché fa assorbire meglio i trattamenti e le creme che andate a mettere nel contorno occhi. Quindi ecco, da questo punto di vista lo promuovo. Per quanto riguarda invece un altro dispositivo sempre della Foreo, che è il Foreo Bear, questo è l'ultimo uscito in casa Foreo insieme a quello un po' più grande. Io di questo ve ne avevo parlato in dettaglio in questo video che vi lascio, e l'ho acquistato più o meno nel mese di febbraio, quindi ormai diciamo che sono 6 mesi che lo utilizzo con costanza, e lo utilizzo tutti i giorni se non quasi. Io ho comprato questo piccolino proprio perché ero interessata a raggiungere le parti più piccoline del viso, quali appunto il contorno occhi, le nasolabiali, e
Che cos'è questo strumento, questo device? Questo serve per l'allenamento dei muscoli facciali, quindi ha un effetto fondamentalmente lifting, ha delle modalità di utilizzo, quindi sulle fasce muscolari, e serve proprio a stimolare il collagene e l'elastina e rendere appunto più rimpolpata la pelle, ma a livello superficiale. Questo lo fa grazie alla microcorrente, appunto, che ha un'intensità tale da non andare negli strati troppo inferiori della pelle, ma su quelli superficiali, quindi avete un effetto lifting immediato. Allora, io vi faccio vedere come lo utilizzo sul contorno occhi, visto che comunque oggi parliamo di quello, però ecco, nel video che vi ho lasciato trovate un po' come lo utilizzo su tutto il viso. Allora, come potete vedere, ha questi movimenti che vanno sempre verso l'alto, e proprio perché serve a dare questo effetto appunto al vostro viso verso l'alto, appunto. Come potete notare, quando io lo utilizzo poi sul sopracciglio, questo immediatamente dà questo effetto sollevato al mio sopracciglio, cosa che per me è fondamentale soprattutto con l'età. Volevo insomma parlarvi dei risultati che ho avuto dopo, insomma, questi mesi. Io vi metto una foto del prima e il dopo. Chiaramente non è ben visibile la differenza qui ad occhio nudo. Per me, che mi conosco e che mi posso vedere tutti i giorni da vicino, posso dirvi che ho la pelle sicuramente più rimpolpata, i contorni del viso più ridisegnati, più sollevati, e soprattutto, cosa fondamentale, il sopracciglio, diciamolo così, e l'occhio leggermente più rialzato, più liftato. Io non so se in questa foto voi l'abbiate notato, però vi assicuro che, anche se poco, io questa cosa la vedo benissimo, e non è poco, ecco, con un dispositivo che noi utilizziamo in casa. E anche questo dispositivo comunque possiede le pulsazioni T-Sonic, come vi dicevo, essendo della Foreo, quindi anche questo vi aiuta per la microcircolazione. Potete anche disattivarla, quindi utilizzare solo la microcorrente, però io vi consiglio di utilizzarle tutte e due perché avrete una doppia efficacia. E inoltre state tranquilli perché contiene anche il sistema anti-shocking, che riesce ad adattarsi benissimo a la resistenza che ha la vostra pelle alla microcorrente, quindi non avete problemi di prendere scosse. E cosa fondamentale per l'utilizzo di questo, avete visto che io ho applicato un gel all'inizio, perché serve a veicolare appunto la corrente. Io utilizzo proprio il siero di questo marchio, e ve ne ho parlato in diversi video, perché io, oltre a utilizzarlo come veicolante della corrente, lo utilizzo anche proprio come siero perché contiene tanti principi attivi. Ve ne avevo parlato nell'ultimo video come prodotto top, ve lo lascio qui nella scheda. E quindi, insomma, per chi mi ha chiesto informazioni su questo dispositivo, io ve lo consiglio. Anzi, sono sicura che se avessi utilizzato quello grande per il viso avrei avuto dei risultati ancora migliori. Però questo qui, promossissimo, conto anche di comprare quello più grande. Altro dispositivo che è nuovo nel canale perché l'ho ricevuto in regalo per il mio compleanno è il Tripolar Stop Eye. Quindi questo dispositivo, anche questo per il contorno occhi, ma lo trovate anche per il viso e per il corpo, che a differenza di questo che funziona a microcorrente, questo funziona con la tecnologia di radiofrequenza. Quindi abbiamo dei raggi a bassa potenza che però riescono a penetrare negli strati più profondi della pelle. A differenza di questo, le microcorrenti, che serve a dare un effetto lifting della pelle, questo ha un effetto un po' rimpolpante. L'azienda dice che è come se fosse un sostituto al Botox o al filler, perché dovrebbe andare a riempire le piccole linee sottili. Ora, le rughe sono dei solchi un po' più profondi, ma soprattutto a prevenirle. Perché come funziona? Questi raggi che riescono ad arrivare in bassa profondità vanno a stimolare i fibroplasti, che sono i produttori di collagene e elastine, quindi ne riproducono, e sappiamo che dopo una certa età il nostro corpo le riproduce più lentamente, e quindi, insomma, noi li andiamo a stimolare. Questa stimolazione avviene mediante calore, quindi questo dispositivo non produce calore, ma semplicemente lo genera, quindi si va a riscaldare lo strato della pelle. Quindi se voi lo toccate non è caldo, mentre voi sentite calore. Allora, innanzitutto vi faccio vedere, è formato da questi quattro dipoli, che appunto funziona appunto come polo positivo e negativo, ed è importante durante l'applicazione che voi li teniate sempre a contatto con la pelle. E
Vi faccio vedere qui come lo utilizzo io, però ecco, la cosa importante è che voi non lo teniate mai fermo perché sennò si forma tanto calore, ma lo muovete molto lentamente intorno al contorno occhi, formando dei cerchi, degli otto, insomma, come volete voi, però lentamente. Anche per questo è fondamentale un conduttore, questo insomma io l'ho trovato all'interno della confezione, e so che per quello corpo, per quello viso, c'è un apposito, ma hanno diversa consistenza perché questa base è acqua. Come funziona? Quindi lo tenete 4 minuti da un occhio e 4 minuti dall'altro. Le istruzioni dicono di utilizzarlo per le prime 6-8 settimane, 3 volte a settimana, naturalmente mai in giorni consecutivi, quindi alternandoli. Poi dopo le prime 6-8 settimane potete utilizzarlo da 2 volte a settimana e poi col passare del tempo fare questo mantenimento di 2 volte al mese. Tutti e tre i dispositivi sono ricaricabili con il cavetto USB, mentre per quanto riguarda il tripolar, questo è con cavetto USB, mentre quelli per corpo e viso li dovete tenere sempre attaccati alla corrente. Diciamo che la carica non dura tanto, ve ne accorgete perché qui avete un interruttore che lampeggia. Degli altri dispositivi, insomma, ve ne avevo parlato più specificatamente là, quindi questo non è proprio un video tecnico dei dispositivi. Però, insomma, quello che voglio dirvi è che questi due, per chi come me utilizza questi dispositivi fondamentalmente per prevenire, non tanto prevenire ma ormai rallentare la formazione delle rughe, sono complementari, perché uno, ripeto, lavora più in superficie e questo lavora più in profondità. Questo è più che altro un massaggiatore, però ecco, se volete un'azione d'urto sulle linee, io vi consiglio questi due. Io li utilizzo in combo, questo lo utilizzo tutti i giorni, questo lo sto usando 3 volte a settimana. Lo sto usando da circa 4 settimane, non so dirvi ancora il suo effetto, c'è da dire che comunque quando lo utilizzo avrete un po' di rossori come avrete visto nella clip, però ecco, mi sento la parte molto più liscia, levigata, la mattina insomma mi sveglio con questo sguardo più riposato, quindi comunque un certo effetto ce l'ha sicuramente, però per vedere i risultati con questo come con questo bisogna aspettare il lungo termine. Cosa che vi voglio dire per quanto riguarda gli extra, per quanto riguarda non soltanto i veicolanti di questi strumenti, di questo insomma potete utilizzare qualsiasi altro veicolante a base di glicerina, però ecco, io vi ripeto, utilizzo questo perché ha anche funzione di trattamento, visto che è un siero. Per quanto riguarda invece questo, non so darvi un sostituto anche in rete, chi la utilizza e chi ormai lo conosce per bene dice che comunque non c'è un valido sostituto. Questi due li trovate sul sito di Look Fantastic, invece i Foreo li trovate non solo su Look Fantastic, sul sito ufficiale, su Sephora, da Douglas, ecco, quindi questi sono anche più reperibili e anche insomma più conosciuti in Italia. Altro extra che vi consiglio, comunque soprattutto per chi ha raggiunto una certa età, è vero che questi vanno a stimolare la produzione del collagene, però in un certo senso dopo una certa età la produzione di collagene diminuisce, quindi io consiglio a chi non fa un'alimentazione a base di proteina, quindi un'alimentazione sana, di utilizzare anche degli integratori di collagene, ce ne sono tanti in commercio, quindi ecco, io utilizzo quelli della Inner Beauty, di quelle me ne avevo accennato in questo video che vi lascio, quindi ecco, un'integrazione anche dall'interno aiuterebbe molto questi dispositivi. Bene, queste sono le informazioni che volevo darvi su questi dispositivi. Chi li ha utilizzati, mi raccomando, fatemi sapere la vostra esperienza giù nei commenti, anche per condividere tutti insieme i trucchetti, tips di questi strumenti, o consigliatene degli altri se vi siete trovati bene con altri strumenti. Bene, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!